Volevo cominciare proprio da Lorenzo Barbo, che è amministratore delegato di Amazon Italia Logistics. Voi avete in Italia una storia di successo, una storia di successo che si è sviluppata rapidamente in una crescita importante, un'accoglienza tutto sommato positiva, anche se non priva di asperità, e quindi una carrellata velocissima, abbiamo tempi tirannici, però facciamola su quello che ha segnato questa affermazione, questo trionfo, e poi delle collaborazioni operative forti, incisive, come quella che, da cui poi nasce anche la nostra ricerca. Prego. Sì, beh, innanzitutto volevo ringraziare Alice per l'invito, per essere qui oggi su questo palco così importante. Volevo innanzitutto così, rappresentare Amazon da un punto di vista non solo del sito e-commerce che tutti conosciamo, ma anche sul suo aspetto logistico, no? Che poi è la parte che io rappresento anche più direttamente in azienda. Siamo presenti in Italia dal 2011, attualmente abbiamo 18.000 dipendenti a tempo indeterminato e dall'anno del lancio abbiamo investito in Italia oltre 17 miliardi di 17, euro. 17. Oltre questo, insomma, come network logistico abbiamo più di 60 sedi sul territorio italiano. Insomma, sono sparse su tutto il territorio, dalla provincia di Trento fino alla Sicilia, quindi un network importante, un player logistico importante. Ed è proprio questo il motivo per cui abbiamo commissionato questa ricerca. Siamo sempre attenti a quelli che sono, come dire, qual è il panorama e come si evolve all'interno del settore logistico e il nostro interesse rispetto al intermodale marittimo è stato catturato proprio dai dati che il professore ha appena spiegato. Quindi un impatto forte dal punto di vista della sostenibilità, con una riduzione del 50%, un impatto forte sui costi operativi. Queste cose ovviamente sono di nostro grande interesse. Oltre a questo, per noi ci stiamo muovendo in questa direzione, diciamo anche per vocazione siamo un'azienda innovativa e siamo sempre alla ricerca di modi migliori per supportare i nostri clienti, quindi questo ci sembra un'area su cui insistere. Questa ricerca lo dimostra, ma anche la crescita che abbiamo avuto negli ultimi anni per questo tipo di volume ovviamente è lì a dimostrare che sviluppare questa modalità ha chiaramente un futuro. Mi piace citare la partnership che abbiamo Combinato. sottoscritto già nel 2021 con il gruppo Grimaldi. Siamo cresciuti molto, ancora vogliamo crescere e direi che forse anche questo va nella direzione, prima ancora che il piano strategico per il mare venisse emanato da questo governo, raccoglieva esattamente queste direttive, ecco, insomma. Ecco, anche perché Amazon, ricordiamolo, per l'ultimo miglio sta elettrificando la flotta. Cioè, ricordo che 20 anni fa si storceva il naso dicendo sì, però alla fine l'e-commerce moltiplica i trasporti con veicoli, come se si andasse a fare la spesa a piedi all'ipermercato. Ma sta di fatto che oggi voi, come dire, ottimizzate l'utilizzo di automezzi e sono automezzi che stanno diventando tutti elettrici. Assolutamente, parte fondante del nostro modello Quindi, sono le economie di scala, quindi la densità che riusciamo a appunto. raggiungere su tutte le tratte è essenziale anche per raggiungere poi i nostri obiettivi di sostenibilità. Quindi sostenibilità quando si riesce a fare intermodalità marittima, bisognerebbe farlo molto di più, e sostenibilità nell'ultimo miglio. Grazie. Allora approfondiamo come si è arrivati e come si è dipanata questa collaborazione con Grimaldi, che in effetti è una collaborazione, come abbiamo sentito dai dati della nostra indagine, come tutta l'intermodalità marittima, meriterebbe di essere, come dire, sostenuta in tutti i modi, ma non per fare un favore a qualcuno, per fare un favore all'ambiente e per fare un favore al sistema, perché è evidente che si generano vantaggi economici e ambientali, ripeto, in qualche modo certificati super partes. Allora, Eugenio Iesiello, cominciamo da raccontare un attimo la genesi di questo accordo, poi ci rimbalziamo la parola per capire come si può andare oltre, verosimilmente, nelle prossime fasi. Chi comincia? Allora, prima di tutto grazie per l'invito e grazie ad Amazon e alla Unico per aver commissionato e prodotto uno studio così esaustivo
che rende perfettamente qual è il ruolo oggi e la centralità delle autostrade del mare nel nostro sistema paese. La nostra partnership nasce, è relativamente recente, ma credo che fondi su delle basi estremamente solide ed arriva in un momento in cui le autostrade del mare rappresentano un'alternativa validissima a tuttostrada. Questo per peculiarità, per capillarità di servizi, per frequenze, per transit time. Mi ha fatto molto piacere leggere la relazione e lo studio dove viene citata una linea storica del gruppo Grimaldi, che è la Civitavecchia Barcellona, dove il presidente ci dà un sostegno quotidiano, che è una linea che per transit time è addirittura migliorativa rispetto a tuttostrada, cioè connette due città a 1300 km di distanza in meno di 20 ore. Ecco, vede, per attrarre un settore così demanding come l'e-commerce, al quale noi guardiamo con grandissima ammirazione e cerchiamo ogni giorno di avvicinarci sempre di più, che oggi conta 60 milioni di spedizioni mese, ma se consideriamo che 4 anni fa ne contava 30 milioni, rende bene l'idea di quello che è il processo di crescita. Oggi dobbiamo offrire affidabilità, dobbiamo offrire sicurezza, puntualità, sono tutte caratteristiche che l'intermodalità marittima oggi riesce a servire perfettamente. Vedi, alla base di questo ci si è arrivati attraverso investimenti molto ingenti, investimenti da parte dei terminal, in primo luogo, investimenti da parte delle aziende di trasporto che hanno continuamente ammodernato e incrementato le proprie flotte, investimenti da parte della compagnia di navigazione, perché Grimaldi dal 2020 ha inserito 10 navi ibride di ultima generazione che il professore citava prima, che sono navi che danno un beneficio ambientale importantissimo se si considera che su una delle linee principe della collaborazione Grimaldi Amazon, che è la Savona-Barcellona, dove ce ne sono implementate 4, si abbatte la emissione di CO2 di oltre il 70%. Cioè noi paragoniamo una spedizione che produce 850 kg di CO2 a un via tuttostrada a un via mare che si va poco oltre i 200. Questo per farle capire la bontà e l'efficienza di queste navi. E oltre a questo, il beneficio economico molto forte, fortissimo, che si riesce ad ottenere grazie a delle economie di scala che fino a poco tempo fa erano difficilmente pensabili. Se le navi di penultima generazione trasportavano meno della metà rispetto alle navi G5, cioè i 500 TEU di capacità offrono e garantiscono ai nostri clienti e quindi a tutta la filiera un efficientamento logistico, una riduzione di costo che il professore quantificava nel 50% di costo operativo in meno rispetto a tuttostrada, ma che su talune linee è addirittura superiore. Ecco, noi speriamo che con questa collaborazione questa grande efficienza logistica arrivi direttamente a tutte le piccole e medie imprese che operano attraverso Amazon, attraverso il marketplace di Amazon, che credo oggi conti più di 20.000 piccole e medie imprese italiane che esportano i loro prodotti attraverso Amazon. Quindi l'augurio, diciamo, di questa partnership, credo che ci stiamo riuscendo con un discreto successo, è quello di poter garantire a tutte queste aziende un efficientamento logistico, una competitività logistica, in modo tale che possano vendere i propri prodotti non solo su una base nazionale, ma anche a livello internazionale e a livello europeo. Questo ovviamente è un risultato importante, si è raggiunto attraverso investimenti importanti ed è il motivo per il quale noi tutti riteniamo, e anche stamattina il Presidente Grimaldi ha ribadito questo concetto, che i governi debbano aiutare una pratica vincente che si sta rivelando estremamente importante per il nostro Paese, ma anche a livello internazionale per tutte le nostre aziende. E riprendo un concetto del professore, lui dice che l'ETS per il governo nazionale porta dei proventi importanti. Questi proventi, che è anche poi un'idea del presidente dell'ICS, di Emanuele Grimaldi, questi proventi andrebbero reinseriti nel sistema, andrebbero reinseriti in quella che è il comparto dell'intermodalità, affinché le aziende di trasporto abbiano la possibilità di continuare ad ammodernare le proprie flotte, noi a continuare ad investire in nuove tecnologie che poi garantiscono il reale abbattimento delle emissioni,
e portino sempre più economie di scala per favorire tutta la filiera e anche ai terminal per poter ammodernarsi ed essere dei terminal di ultima generazione e competere anche a livello internazionale. In pratica tutto quello che è innovazione nel trasporto di merci a un certo punto incontra l'intermodalità e quindi bisogna e si può fare molto di più. Volevo integrare un po' l'analisi, anche per poi caricare la molla delle domande al Vice Ministro che gli tocca poi, come sempre, rappresentare il Governo. Dobbiamo fare di più e aspettarci di più. I privati stanno investendo, il sistema sta rispondendo, bisogna, diciamo, accentuare sia dal nostro punto di vista, dal punto di vista degli operatori, sia nella richiesta, nell'interlocuzione con le istituzioni, questa attesa di implementazione ottimale di una modalità che genera solo vantaggi per tutti, come il professore ci ha ben riassunto. Qual era un po' questa è un po' la sintesi. Grazie ad Alice per l'invito a un panel con un parterre così di riguardo. Per rispondere alla domanda, cercherò di essere più pratico possibile. Diciamo che per due gruppi così importanti l'incontro è stato un po' alla base di alcuni valori fondanti, valori comuni, un background comune di attenzione e impegno verso la sostenibilità ambientale da una parte e grande attenzione verso il servizio dato al cliente dall'altra. Sulla base di questi valori abbiamo creato un vero e proprio partnership commerciale che si è tradotto in l'inizio di test di successo di merce Amazon sulle nostre navi tra Italia e Spagna, il consolidamento di linee come Civitavecchia e Barcellona, già citata, e Savona Barcellona, dove lavoriamo con le navi citate nella ricerca con al massimo livello di efficientamento energetico dello shipping sul Mediterraneo. E siamo arrivati poi all'ampliamento di questa partnership con l'utilizzo delle linee tra Italia e Grecia, tra Italia e Malta, delle Baleari, dove veicoliamo i trasporti di Amazon da e per Palma di Maiorca, e da quest'anno addirittura abbiamo ampliato il network sulle linee tra Germania e Svezia, operate da un'altra compagnia short sea del gruppo Grimaldi che è Finnlines. Però per arrivare a questo, diciamo, successo e per arrivare a essere il partner marittimo più importante sul Mediterraneo di Amazon abbiamo dovuto vincere alcune sfide a cui faceva anche riferimento il professore nella ricerca. Abbiamo dovuto dimostrare che intermodalità marittima volesse dire rispettare i requisiti stringenti dell'e-commerce come comparto dal punto di vista della velocità ma soprattutto della puntualità della consegna promessa al cliente, requisiti stringenti dal punto di vista della sicurezza, perché un vettore come Amazon chiaramente trasporta merce che può essere anche di valore sulle nostre navi e su questo siamo stati pronti a dare e a rispettare gli standard che ci richiedevano. E sulla base di questo abbiamo ottenuto l'esternalità positiva a livello di costo a cui fa riferimento la ricerca, vincendo questa sfida dal punto di vista del costo. C'era da far collimare e da vincere la seconda sfida, ovvero sostenibilità economica e sostenibilità ambientale che andassero a braccetto, con il passare del tempo durante la partnership possiamo dire che siamo riusciti in questo, perché grazie ai nostri asset dal punto di vista della modernità della flotta e efficientamento energetico, nei primi, do questo dato che mi sembra un dato interessante, nei primi 2 anni e mezzo di partnership, quindi fino alla fine del 2023, Amazon può dire di aver risparmiato, scegliendo il trasporto marittimo, scegliendo i servizi Grimaldi, 10.000 tonnellate di CO2 in soli 2 anni e mezzo. E spero che questo sia un numero da cui partiamo per fare sempre di più nei prossimi anni. Un numero perentorio già come sarebbe un buon punto d'arrivo, figuriamoci considerando per quello che è, cioè un punto di partenza. Quindi il puzzle si sta componendo, le soluzioni ci sono, la buona volontà finanziaria, quindi gli investimenti, e professionale, quindi il know-how dei privati c'è, e arriviamo alle infrastrutture. Le infrastrutture devono essere, come dire, compliant, devono essere pronte alla bisogna. Pino Musolino, allora,
è un lavoro che, di cui abbiamo parlato tante volte, che si sta facendo in tanti modi, in tanti luoghi, non proprio ovunque, non proprio al meglio dappertutto. Qual è la sintesi che possiamo trarre? Aspetta, mi dà un compito particolarmente gravoso di fare sintesi rispetto a questo. No, io parto da, se posso, vedete, abbiamo parlato del lato mare, abbiamo parlato della capacità di trasporto, l'ultimo miglio, appunto il fatto che non c'è il teletrasporto e quindi una grande società come Amazon deve necessariamente fare affidamento sul trasporto fisico, però non abbiamo parlato di alcuni degli anelli della catena. Noi usiamo il famoso metafora della catena logistica, si sa che la forza di una catena è data dalla forza del suo anello più debole. La totale forza. Perché se si spacca l'anello più debole, ha voglia di avere degli anelli intermedi grossissimi, la forza di tenuta e di tensione di quella catena è data dal tuo anello più debole. E spesso il rischio, in uno stato di avanzamento incredibile di innovazione tecnologica, di innovazione di processo, come abbiamo visto e come abbiamo sentito, è che gli eroi non visti, che sono in questo caso i porti, rischino di interpretarsi o di, obtorto collo, diventare la parte di anello debole della catena, indebolendo l'intera catena. E abbiamo visto che non è più solo una catena di efficientamento o di produzione, è una catena che fa una differenza fondamentale tra la capacità o meno di raggiungere dei risultati di sostenibilità, di abbattimento di emissioni climalteranti, di costruzione appunto di filiere che siano anche sostenibili. Tra l'altro adesso sbirciavo, Amazon, la definizione wiki di Amazon è un'impresa tecnologica, it's a technology company, non è un'impresa di distribuzione, non è un magazzino, era nata così, certo. No? Il Bezos l'aveva lanciata come il magazzino dove trovi tutto, 30 anni fa, 25 anni fa, però adesso è definita come impresa tecnologica, perché loro, non lo so, però a pelle in questo momento investono molto di più in R&D e in innovazione tecnologica che in costruzione di magazzini e movimentazione di pacchi. Quello ormai lo sapete fare talmente bene che insomma potreste insegnarlo al mondo. Dove Grimaldi a sua volta, perché le 5G, le ibride, le navi che stanno uscendo hanno una capacità appunto di creare anche economia di scala e quindi di offrire un servizio anche più competitivo? Perché c'è un fortissimo tasso di innovazione tecnologica. Allora noi per poter fare questo percorso dobbiamo liberare questo gradiente di innovazione tecnologica. Non può essere che l'unico tassello che non innova, che rincorre e che in qualche modo, ha addirittura bisogno del traduttore simultaneo per capire i linguaggi che i nostri clienti a monte e a valle del nostro anellino ci chiedono, arriva in rincorsa. Non sto dicendo. Ora, io sono un grande fautore, lavoro nel pubblico, ho l'onore e la fortuna di lavorare nel pubblico. Io ritengo che questa battaglia, sulla ricerca e l'innovazione sia quella di liberare le capacità delle imprese più che di pompare soldo pubblico nell'innovazione. Noi dobbiamo creare le condizioni perché loro sviluppino, al massimo noi dobbiamo essere degli elementi che non creano difficoltà perlomeno. Certo. Poi sull'aspetto nuove tecnologie, transizione energetica, noi abbiamo una prateria davanti, il metanolo, l'idrogeno, l'ammoniaca, l'efficientamento energetico, lo sfruttamento serio di alcune fonti rinnovabili che ancora non siamo arrivati. Ma poi le innovazioni di processo, noi pensiamo sempre che la cosa più importante da fare nella parte di innovazione della logistica sia quello di inventarci delle cose nuove, lo dovremmo fare, ma molto è dato anche dal fatto che dobbiamo cambiare il modo con quale facciamo la logistica, che è ancora molto 1950s, e lo dobbiamo far diventare 2050. E quella innovazione di processo la fai migliorando quello che stai facendo, implementando quello che stai facendo. Non hai bisogno di miliardi in quel caso lì. Ecco, io sono molto, adesso parlerà il Vice Ministro, io sono molto convinto che appunto per fare questo c'è bisogno appunto di quello che sta cercando giustamente da questo punto di vista di fare il Ministro, cioè anche di una guida coordinata a livello centrale. Noi non possiamo avere il porto di Civitavecchia che va in una direzione e poi quello di Venezia, di Trieste che ne va in un'altra, perché il povero direttore della logistica, l'amministratore delegato della logistica di Amazon, che gestisce 3.000 porti nel mondo, ne ha 16 in Italia che parlano 16 linguaggi diversi. È ridicolo, è come se avessimo 16 software differenti. Quindi da questo punto di vista qui, secondo me, le competenze e le capacità ci sono, le risorse, il mercato è già disponibile a metterle, noi dobbiamo, essere in grado di accogliere le sfide,
creare le condizioni per poterlo fare e ovviamente, quando è necessario, in una collaborazione pubblico-privato, miratamente, perché non ce ne sono tanti di soldi, giusto Vice Ministro, miratamente spendere soldo pubblico che liberi, no, direbbero gli americani, unleash, no? Toglie il guinzaglio, sguinzagli questa energia. Ecco, io credo che si possa fare e la dimostrazione, lo studio di oggi ci supporta in questo. Assolutamente, grazie di questo. Ma allora c'è da, avvicinandoci poi all'intervento del Vice Ministro, c'è da ragionare sulle politiche delle autostrade del mare, le politiche complessive. E guardo il dottor Francesco Benevolo, che è direttore operativo di RAM. C'è un tema di focalizzazione, no? Di politiche per le autostrade del mare e per tutta la logistica sostenibile. Innanzitutto consentitemi di fare i complimenti per questo studio, anche da professore universitario, agli amici della Bocconi che ben conosciamo, perché prima ci siamo soffermati sulla noiosa metodologia, che però per me è stata molto interessante, una metodologia molto seria, molto, molto scrupolosa, anche su dati ufficiali. E anche sul senso di questa collaborazione, mi complimento anche con il gruppo che l'ha commissionata, perché è importante che anche chi fa logistica in queste modalità, anche diciamo, con questi tassi di crescita così elevati, cominci a occuparsi seriamente di tutti i fenomeni di intermodalità. L'intermodalità ferroviaria già l'avete sperimentata, adesso la nuova strada dell'intermodalità marittima è sicuramente un nuovo obiettivo. Quindi i miei complimenti per questa analisi, di cui faremo tesoro anche noi per le future collaborazioni. Le politiche sono importanti, le politiche sono molto importanti secondo me. Mi piace ricordare, visto che siamo il 12 marzo del 2024, che 20 anni fa, il 17 marzo del 2004, alla stazione passeggeri del porto di Napoli fu inaugurata la creazione della RAM, la società che io ho piacere e l'onore di dirigere. 20 anni fa esattamente, venivamo da un periodo piuttosto frammentato di autostrade del mare. C'erano stati progetti degli anni 70, Bernabei che voleva fare con le autostrade la circunnavigazione dell'Italia per fare anche turismo. C'era stato il progetto Finmare, le due direttrici, quindi fare dei pendolini sul Tirreno e sull'Adriatico, anche con partenze ogni 4 ore, dicendo tanto poi si riempiranno, perché una volta che tu sai che parte la nave arriveranno anche i camion. C'era stato, non dimentichiamolo, il progetto Benetton del 2001, quando una mattina ci svegliammo in 16 porti, arrivò una lettera di un imprenditore che disse: datemi questo termine al preciso e io costruirò le autostrade del mare proprio sul modello delle autostrade vere e proprie. Dopodiché ci fu l'Europa che nel 2004 con il gruppo Van Miert inserì le autostrade del mare per la prima volta come Motorways of the Sea, progetto 21 delle reti TEN. Le autostrade del mare divennero una politica vera, infrastrutturale, seria, europea. E in quel caso il governo italiano, secondo me con una scelta lungimirante, visto che l'Europa aveva messo sul piatto 1.800.000.000 per le infrastrutture per le autostrade del mare, creò la RAM proprio con il compito di promuovere il programma delle autostrade del mare. Ripeto, erano gli albori, mi ricordo che la Civitavecchia a Barcellona era poco più che un esperimento, anche un esperimento molto avventato, quasi si diceva sì, vabbè, mo adesso mettiamo le navi tra Civitavecchia e Barcellona. Era l'epoca in cui l'Europa, diciamo, attraverso le politiche, in qualche modo, con politiche costruttive, diciamolo, con le reti TEN finanziò le infrastrutture, con il programma Marco Polo finanziò la start-up di nuovi vettori, l'Italia con il vecchio ecobonus dal 2007 al 2010 finanziò lo sviluppo delle autostrade del mare. Erano gli anni in cui si stava rifacendo la Salerno-Reggio Calabria, l'Italia era letteralmente spaccata in due e riuscimmo ad ovviare. L'esito di queste politiche, per l'appunto, è stato un orgoglioso, già nei primi anni dopo il 2010, più 5% di intermodalità strada-mare rispetto al tutto strada, una vera politica attiva che aveva avuto un grande successo.
C'è stata poi un'inerzia sicuramente spinta da ulteriori incentivi del governo, ma anche e soprattutto dagli imprenditori che hanno investito, le imprese di autotrasporto che si sono, vedo lì anche in platea, molti imprenditori dell'autotrasporto che hanno costruito delle vere e proprie flotte, hanno ragionato di logistica sulla scorta di questi incentivi, quindi hanno cominciato a costruire dei veri e propri gruppi che continuano tuttora a fare logistica e innovazione. E l'intermodalità, come ci dimostra oggi questo studio, è ancora un fattore fortemente vincente. Non so chi si ricorda, ma leggendo lo studio che Primo Oliviero mi ha cortesemente anticipato, mi veniva in mente rinoceronte verso elefante. Vi ricordate la sfida che era stata fatta 20 anni fa, partendo da Palermo e arrivando a Genova con una nave e con un camion tutto strada? Quindi si partirono nello stesso istante e si vide quando arrivavano a Genova, e si fece appunto questa sfida per dimostrare il valore dell'intermodalità. Le politiche sono quindi importanti, è fondamentale sostenere con una linea anche molto chiara. Prima nella tavola rotonda prima si diceva che il segnale di incentivazione deve essere anche un po' strutturale, non deve essere episodico. Gli operatori devono sapere bene qual è la direzione che si intende prendere e devono essere anche piuttosto coerenti. Oggi purtroppo le politiche europee ci stanno mettendo di fronte a una spinta un po' contraddittoria. Questa scelta di grande sostenibilità, che può avere sicuramente alcuni punti vincenti, rischia di creare un backshift modale davvero pericoloso per quanto riguarda l'intermodalità strada-mare. Se i costi del trasporto marittimo dovessero incrementare eccessivamente, o se per limitare i costi si dovessero ridurre eccessivamente le velocità commerciali delle navi, si rischia di dover ridurre i servizi, aumentare i prezzi e quindi avere un ritorno sulla strada di molti camion. Ma non solo, perché non abbiamo solo l'ETS, abbiamo anche tutta la nuova regolamentazione FTI, abbiamo tutta la direttiva NIS2, tutto sulla cyber security, abbiamo la direttiva sul trasporto combinato che sta in discussione, che non vorrei venisse anche un po' sottovalutata, perché nel momento in cui poi dopo dovessero essere davvero ammessi sulle nostre strade e finanziati in maniera, sapete, no Oliviero, sai bene quanto la nuova direttiva sul combinato premia i risparmi di CO2 e non l'intermodalità, ma il risparmio di CO2 si potrebbe anche ottenere con dei mezzi molto molto grandi che circolano sulle strade, e sulle nostre strade automezzi molto molto grandi potrebbero essere davvero molto molto rischiosi. Inoltre ricordo che a fine aprile, metà aprile, la Commissione europea comincerà a diramare il nuovo regolamento per incentivare in maniera semplificata l'intermodalità sostenibile. Sarà una leva preziosa per tutti noi per poter avere un'azione ancora più stringente. Ecco allora che io credo che questo studio ci dia un segnale fondamentale. Dopo 20 anni, dopo rinoceronte verso elefante, abbiamo quest'altra pietra miliare scientifica che ci consente di ulteriormente valorizzare l'intermodalità strada-mare e le autostrade del mare. Ci dobbiamo sempre ricordare da dove venivamo e come in così poco tempo abbiamo fatto così tanta strada con le autostrade del mare. Oggi il traffico commerciale tra Italia e Spagna viaggia sostanzialmente più per mare che per terra, e quindi la scommessa è stata ampiamente vinta. Però dobbiamo lavorare molto sulle politiche, e quindi anche le osservazioni che ho per ora superficialmente letto, le policy che vengono suggerite nello studio, sono sicuramente utili. Ben venga il simodal shift, quindi l'incentivo, la linea chiara di aiuto del governo in maniera anche più strutturale a sostenere le autostrade del mare. Ricordiamo anche gli investimenti, si parla di digitale nello studio, la digitalizzazione è una leva, Vice Ministro sa benissimo, perché ci sollecita quotidianamente ad accelerare su questo progetto con fondi PNRR, sono 250 milioni che stiamo erogando proprio per la digitalizzazione dei porti, degli interporti, delle imprese di logistica, delle imprese di trasporto, quindi si sta lavorando molto su questo, e ovviamente anche sulle competenze. La formazione rimane un altro asset fondamentale. Quindi io credo che le politiche possano e debbano accompagnare, è stato dimostrato come politiche lungimiranti hanno accompagnato molto lo sviluppo delle autostrade in questi 20 anni, ritengo che adesso sia importante
è delicato questo passaggio, perché c'è una certa incoerenza tra le politiche che sono in atto, e se non riusciamo ad allinearle rischiamo che con una mano aiutiamo l'intermodalità, con l'altra prendiamo a bastonate l'intermodalità, e l'effetto potrebbe essere davvero negativo per tutti noi. Quindi si trova sulla tassa di Trafazzi, l'ETS come tassa di Trafazzi, che sì. Nel dar la parola al Vice Ministro, mi è venuto in mente di dargli un'opportunità, e poi è anche una soddisfazione per un moderatore dare un'opportunità a un Vice Ministro, insomma. Cioè, se c'è una domanda che lui, come uomo di governo, prima di rispondere sulla lunga lista di interpelli che dal nostro dibattito e dalla ricerca gli arriva, perché è evidente che c'è un tema di politica, è evidente che c'è un tema di fiscalità e quant'altro, che peraltro lui ben conosce e pratica, c'è qualcosa che vogliamo chiedere agli operatori o alle autorità o alle infrastrutture? C'è qualcosa in più? Loro hanno fatto tanto, e questo oggettivamente poi lei lo riconosce da sempre, nella sua professione, nella sua carriera. C'è qualcosa in più, intanto che lei, metaforicamente, lei come governo, fa quello che può e quello che deve anche nel contesto europeo complicatissimo che abbiamo? Questa sì, è una domanda a doppia chiave, diciamo. Allora, io faccio due domande e poi però dopo mi fa fare uno spot pubblicitario. Va bene. Allora, le due domande sono, primo, siccome ovviamente nel sistema di regole che abbiamo a livello europeo anche per i governi nazionali i soldi non sono mai abbastanza, quanto credono o quanto sono disposti a investire nelle partnership pubblico-private sul settore della logistica, soprattutto gli operatori, guardo Amazon, ma in generale, cioè il mondo dell'impresa, quanto vede in questo settore un potenziale partnership pubblico-privato. Secondo, sempre sui temi dell'impresa e della logistica, se dovessero fare una richiesta al governo, tra i carburanti, le risorse umane, quindi la formazione, e gli investimenti, qual è quello elemento oggi su cui, come posso dire, lavora di più? C'è una maggior necessità di intervenire. Si può fare un pacchetto? No, no, una cosa, poi insomma, almeno metterle in ordine di importanza, perché io devo fare una sintesi. Collaborazione, quindi, pubblico-privato e priorità nelle cose. Chi vuole dire la sua? Liberamente, non tutto, insomma. Il pubblico-privato, per esempio. Pubblico-privato, io credo che da un punto di vista di una compagnia armatoriale è una relazione naturale da tutta la vita. Noi collaboriamo con il pubblico da quando la prima nave Grimaldi ha solcato il mare. E le dico la verità, in Italia ovviamente ci troviamo benissimo, lavoriamo benissimo, ci sono però delle realtà all'estero dove probabilmente si è un pochino più avanti. Ci sono delle best practice dove magari in un terminal spagnolo si riesce ad avere una digitalizzazione, un'automazione superiore rispetto a un terminal italiano, e questo magari ti crea quel quid in più. Poi ovviamente noi ci auguriamo che tutto questo possa arrivare presto anche nei terminal italiani, e come giustamente diceva il Presidente Musolino, ci vuole un sostegno da questo punto di vista per far sì che il gap venga colmato, e anzi che la portualità italiana magari risulti più efficiente e migliore rispetto a quella estera. Però credo che il connubio, almeno per quello che riguarda Grimaldi, la compagnia di navigazione, con lo Stato è assolutamente naturale. C'è qualcuno, qualche testimonial del tema invece delle priorità? Chi vuole parlare? Non so, Amazon? Dal punto di vista della collaborazione col pubblico, noi siamo totalmente aperti, cioè lo dimostra l'intermodalità ferroviaria, per esempio, sì, con cui collaboriamo con Mercitalia, se quella è la categoria di aziende a cui stiamo pensando. Da un punto di vista delle priorità, noi siamo sicuramente molto focalizzati sull'aspetto persone e quindi sull'aspetto della formazione, che è una cosa su cui investiamo tantissimo. Dal punto di vista degli investimenti, ho citato prima il dato, abbiamo investito 17 miliardi di euro da quando siamo entrati nel mercato italiano nel 2011, quindi non ci fa... investire non ci fa paura, quindi insomma anche da quel punto di vista ne avete spero. Anche la corporatura, diciamo così, questo. Vabbè, grazie mille. Allora, lo spot. Faccio lo spot e una considerazione. Lo spot è questo, nel senso che noi siamo partiti con
un nuovo progetto di un interporto che è in un'area che era ferma da 30 anni, che è l'Alessandria, 1.000.000 metri quadrati di ferrovie che non erano utilizzati. È partito un bando il 5 di marzo, sono previsti investimenti pubblici per 250 milioni e ovviamente manifestazioni di interesse da parte dei privati per fare un retroporto al sistema portuale dell'Alto Tirreno che possa chiudere il tema degli interporti, diciamo, alle spalle della Liguria, perché negli anni sono nati vari interporti e vari di singoli operatori. Quello che noi vorremmo è metterli le migliori tecnologie possibili e cercare di sviluppare un'area che tra l'altro nel tempo sia anche in parte desertificata e quindi anche un'azione, credo, di utilizzo ottimale del suolo, perché quello che dico è che siccome il settore della logistica è un settore fortemente in espansione, ma il suolo nel nostro paese è limitato, l'utilizzo di aree industriali dismesse diventa un fattore determinante, secondo me, per poter fare un'espansione della logistica consapevole dei problemi di carattere infrastrutturale del paese, che sono anche i collegamenti ferroviari e autostradali, che se uno mi fa un interporto in un posto dove poi gli devo fare la linea ferroviaria e l'autostrada, lo Stato non riesce a dare delle risposte. Quindi questo lo dico perché questo è un primo esperimento che facciamo di cercare di razionalizzare anche un sistema logistico che è nato, come posso dire, in maniera anarchica, ma che deve, aumentando i volumi, diventare sempre di più in qualche modo, lasciatemi un termine improprio, in industrializzare un po' i processi. Allora, da questo punto di vista è un primo tema che poi si può legare anche con le zone ZLS, è partita quella della Toscana, partiranno le altre, cioè c'è tutto un tema in divenire. Chiudo dicendo un'altra cosa, proprio legandomi ad Amazon, che Amazon ha fatto molti investimenti negli ultimi anni nel nostro paese, lo dico da non un grandissimo nel senso, io sono stimatore di Amazon, ma mia moglie, che è commerciante, non li ama particolarmente, però io ritengo che siccome Amazon esiste, è meglio che gli stabilimenti e l'occupazione li metta nel nostro Italia, paese, nonché il suo know-how, che poi contamina anche il nostro modo di lavorare, che non in altri paesi. Quindi il fatto che ad esempio abbia preferito l'Italia e la Francia su alcune scelte dimostra come oggi il nostro sistema è più attrattivo rispetto a sistemi di altri paesi, e questo, come posso dire, è un dato di fatto, e quindi da questo punto di vista non possiamo che rallegrarci del fatto che un'importante azienda come Amazon abbia un portafoglio di investimenti nel nostro paese, credo, tra i più alti a livello europeo. Sull'impiego del... Prego, no, volevo dire... Assolutamente, volevo magari suggerire che eventualmente il commerciante come sua moglie potrebbe diventare una delle nostre PMI che vendono su Amazon e hanno la possibilità di fare export in tutta Europa. Questo è giustamente un altro spot. Volevo dire, uno spot, quella è l'anima del commercio. Quindi. No, dicevo, invece sull'utilizzo del gettito dell'ETS, che è uno degli spunti della ricerca, per raddrizzarne gli effetti negativi, perché veramente adesso, a parte le battute, ma è un boomerang, cioè una roba che non sta né in cielo né in terra. Si può fare, cioè, che può fare un governo nazionale? Quanti margini ha? Pochi. Vice ministro. ETS, come posso dire, ci siamo svegliati improvvisamente in un incubo, ma sapevamo che stavamo creando quell'incubo. Cioè, il problema ETS nasce in Europa un po' di anni fa. Ora non voglio metterla sulla politica, ma ci sono state scelte prese anche, diciamo, da parte di una parte importante del nostro sistema politico, che non hanno valutato dove stavamo andando. Oggi siamo di fronte a queste scelte, le dobbiamo gestire. Margini di recupero saranno su due livelli. Il primo margine è capire se si riescono a cambiare alcune regole. E cambiare alcune regole vuol dire avere un'alleanza a livello europeo in grado di sovvertire gli equilibri attuali e rivedere una decisione che comunque vuol dire metterci più di 2 anni. Tutto dipenderà anche dagli equilibri che ci saranno nella nuova commissione dopo le elezioni, le elezioni europee. Però è evidente che è un processo non banale. L'altro elemento su cui bisogna lavorare immediatamente, stiamo lavorando, è anche il fatto che l'ETS
genererà di fatto per l'Italia un tesoretto particolarmente importante, bisogna evitare che quel tesoretto vada indistinto nel bilancio dello Stato, ma vada reinvestito diciamo su un miglioramento del sistema logistico, proprio nel sistema marittimo e intermodale, di chi l'ETS paga sostanzialmente il dazio. Questi sono i due livelli, c'è cioè un livello più strategico e un livello più tattico. È evidente che bisogna tenerli aperti tutti e due, perché io nella vita sono abituato ad avere il piano A, B, C, D e fino alla Z, perché tendenzialmente il futuro è imprevedibile, è meglio avere una chance in più. Però quando noi parliamo dell'Europa, dobbiamo anche dire che noi in Europa negli ultimi 20 anni sul settore della logistica abbiamo contato poco o nulla come paese, tanto come operatori, poco come sistema paese. Quindi anche l'idea di fare una riforma dei porti, di mettere gli interposti, di cercare di gestire in maniera armonica il nostro sistema, è anche perché poi, siccome noi siamo una nazione europea, che per fortuna in questo momento, a differenza di altri, è anche un governo stabile, noi nei prossimi anni potremo anche scrivere il futuro delle regole logistiche in Europa, se sapremo fare sistema, se noi diventeremo un sistema, una colonna portante del sistema logistico, non italiano, ma europeo. Allora, se sapremo fare questo passo, credo che molti problemi che stiamo subendo oggi li possiamo risolvere. Però sta a noi pubblico, sta a noi privato, perché bisogna farsi la concorrenza anche nel privato, ma poi alla fine bisogna trovare il modo di fare una sintesi. Perché quello è la cosa che crea un sistema paese che diventa modello virtuoso nei confronti degli altri. Grazie, grazie mille.